Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi ritorniamo alla guida dei nostri camion, signori miei. Territorio, riprendiamo l'avventura di Euro Truck Simulator 2, signori miei, verso la nostra corsa verso il nord Europa. Se non ricordo male, noi l'ultima volta siamo arrivati a Innsbruck o una cosa del genere, non mi ricordo, ora lo vedremo con calma. Ma prima di partire con questo video ragazzi, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che su Instagram, e se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni lo potete fare tramite la funzione PayPal, e comunque trovate il link per fare tutto l'ambaradan in descrizione al video. Detto questo, partiamo. Ok ragazzi, ci siamo, qui siamo nella mappa come al solito dei lavori che ci offrono. Noi siamo a Innsbruck, ricordavo bene, l'ultimo viaggio abbiamo fatto a Innsbruck, noi dobbiamo continuare a salire. E allora abbiamo un lavoro per Zurigo, ci spostiamo a sinistra, Zurigo, Salisburgo, ok, andiamo di là, mamma che curva che ci sta, Salisburgo e basta, ho finito, quindi sono questi i lavori, quindi o Zurigo o Salisburgo. Zurigo mi pagano 3.000 euro e andiamo in quella direzione, andiamo in Svizzera, signori miei. Sono quanti chilometri? 247 chilometri, invece a Salisburgo mi pagano 3.300 e sono 231 chilometri. Qui cosa portiamo? Formaggio di capra, e qui portiamo invece a Salisburgo legname, niente, andiamo in Svizzera, signori miei. Andiamo a Zurigo, ci spostiamo da questa parte dell'Europa, così vediamo poi di continuare a salire verso la Germania. Accettiamo il lavoro e partiamo, raga. Ok, ci siamo, signori miei. Siamo sul nostro sub. È un sub quello che portiamo oggi, che ci guideremo per la nostra avventura. Ok, siamo pronti. Come si accende il camion? Ok. Oh, raga, io non gioco praticamente dai primi di agosto, quando me ne sono andato un attimino in ferie, per così dire. Ok, con calma. Gira, zio. Allora, se non sbaglio si esce di qua, ok, non facciamo grossi danni, dai, con calma, ok, stiamo uscendo, dobbiamo andare in quella direzione, ci sta nessuno di qua, no? No, vado io, ok, riusciamo a uscire senza creare problemi al camion, ok, dobbiamo semplicemente andare dritto a questo incrocio, perfetto, fermati zio, arancione, rosso, arancione, che cavolo di semafori c'hanno? Da noi l'arancione spunta dopo il verde. Per dire che sta scattando il rosso. Qui mettiamo questa bellissima freccia. Rallenta. C'è sta la polizia, non ce ne frega niente. Qui la Mini Cooper non ci fa passare. Addirittura ci ha tagliato la strada la Mini Cooper. Vabbè, ripartiamo. Giriamo a sinistra. Stiamo andando a Zurigo, signori miei. Intanto dobbiamo riuscire a uscire da Innsbruck. Sarebbe già qualcosa di interessante. Ciao fratello, aspetta. Ciao zio. Noi salutiamo sempre i camionisti, sono i nostri colleghi, li dobbiamo salutare sempre per educazione. Ok, stiamo uscendo da Innsbruck, non siamo più a Innsbruck, signori miei. L'avventura inizia. Dobbiamo andare dritto, la benzina ce l'abbiamo, sì, questo non ci interessava, questo incrocio. Che bellissimi paesaggi, finalmente è un bel viaggio di giorno, signori miei. Ogni tanto ci fanno viaggiare anche noi di giorno. Freccia messa, rallenta, non invadiamo l'altra corsia, non mi laggare adesso perché sennò succede un macello. Mamma che stradina piccola, con un camion enorme. Come si fa? Dico, vabbè, ce l'abbiamo fatta. Non abbiamo fatto danno, raga. Non ho urtato niente. Questa è tantissima roba. Si è un attimo impantanato il camion. Ce la fai, zio? Dai, parti. Ok, ci siamo. Stiamo entrando in autostrada. Ok, siamo in autostrada, signori miei. In mezzo alle montagne austriache, stiamo andando in Svizzera, quindi passeremo in un'altra nazione, raga. Adesso il viaggio si inizia a fare più interessante, perché giustamente visitiamo regioni nuove, siamo usciti dall'Italia nello scorso episodio e adesso si va verso nuove città e verso nuove regioni. Quello è un pazzo abitare in quella casa là, raga. Dico, se si scordate il pane può mangiare senza pane. Dico, se scordate il sale come la cala la pasta senza sale. Va bene, dettagli di un lupo solitario che non ci interessano. Va bene, andiamo avanti, raga. Che ci sta qua sopra? Ah, la radio là sopra. Come faccio a modificare la stazione a radio con la radio messa lì sopra? Cioè, chi ci arriva lì sopra? L'uomo elastico, l'Elastic Man. Gadget, o Pop Gadget Money, allora cambia la stazione a radio. Va bene, detto questo, continuiamo il nostro viaggio, raga. Oh, camionista, ciao zio. Ma perché non mi salutano? Mamma mia, che fila che c'è sto camion dietro. Ma perché
nessuno mi saluta. Raga, siamo tornati all'estate. Oh, camion! Oh, io saluto sempre, sono educato, sono educato. Faccio un po' a zigzag sul tragitto, però sono educato, raga. Io saluto sempre perché il saluto è... Che cazzarola era quella cosa? Non l'ho capito. Va bene, siamo a 199 km dalla nostra meta, raga. Viaggio lungo, viaggio lungo. È martedì, sono le 18 e 20 minuti. Perché l'orologio fa 18-19? 18-20, 18-19. Abbiamo l'orologio che si è ingrippato, raga. Abbiamo l'orologio. Ah no, l'orario di arrivo, scusatemi, vedevo male io. Devo frenare un attimo, però, se no mi ciappo male la sbarra, non mi fanno passare. Zio, te devi levare, zio, levati. Ma io dico, ma mi sembra logico praticamente che questo si era fermato così. Non lo so, forse non conosceva il tizio del pedaggio. Partenza allo scatto, vediamo se riusciamo a bruciare tutti quelli a fianco a me e non portarmi nessuno. Qui hanno chiuso l'autostrada. No, hanno chiuso per lavoro il lato dell'autostrada. No, ok. Facciamo attenzione, raga, a non fare danni. Bello il ponticello. Ponticello, vabbè, la piccola galleria aperta. Guardate quanto stanno lavorando. Bravi, lavorate, lavorate. E fate autostrade migliori qui in Austria. Hakuna Matata, questa paniconia, Hakuna Matata, se questo non cammina me lo prendo preciso. Ragazzi, siamo ancora... Oh, camion! Ciao, zio! E siamo ancora dentro la galleria di prima. Ecco, adesso stiamo riuscendo a uscire. Siamo ancora in un solo senso di marcia, no? Ok. Abbiamo riconquistato la nostra... Questa perché non si sposta? È lento come una lumaca, raga. Siamo a 156 km, 157 km dalla meta di arrivo. Stiamo entrando... È tutto gallerie questo viaggio, raga. Che rottura di scatole. È tutto gallerie. Va bene, va bene. Non stiamo vedendo niente del paesaggio. Quello lì mi sta superando, secondo voi? Secondo me ci sta superando, ma noi li tagliamo malamente la strada e ci superiamo noi il camion. Ok. Dai così, salutiamo lo zio. Niente, non mi saluta nessuno, raga. Devo stare antipatico. Mi sa che si sono fatti un WhatsApp tutti quanti i camionisti e si sono detti di non... Hanno un gruppo WhatsApp in cui si sono messi d'accordo per non salutarmi. Dico, io saluto tutti, no, loro non mi salutano. I camionisti antipatici, ecco. Ecco, questo video potrebbe chiamarsi i camionisti antipatici. Rientriamo in traiettoria, ok. In traiettoria, in corsia. Così non occupiamo la corsia di sorpasso. Se qualcuno vuole sorpassarci, ci può sorpassare tranquillamente. Papa Maullo, Zurigo, Berlino. Ma io non... Il navigatore... Ah sì, il navigatore più là mi dice di girare a destra. Ok, allora avevo ragione. Il problema è che stiamo arrivando a 90 km/h a ridosso di un camion che secondo me avremo qualche problema un attimino. Allora, noi dobbiamo girare. Io ho pure spento il camion. Sono un grande, raga. Cioè, ho spento il camion. Ho messo le quattro frecce. Non so come ho fatto a mettere le quattro frecce. Raga, ho messo le quattro... Come si levano le quattro frecce? Ok, siamo riusciti a levare quattro frecce. Mettiamo la freccia, la semplice freccia a destra e usciamo verso Zurigo. Ok, ce l'ho fatta, raga, ce l'ho fatta. Piccolo imprevisto. Sì, è spento il camion. Ho messo le quattro frecce. Tutto per mettere semplicemente una freccia a destra. Però va bene. Che dobbiamo andare? No, frena, 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 frena. Mamma mia. Creiamo danno? No. Non avevo niente visto che dovevamo girare subito a sinistra. Comunque, in tutto questo, raga, abbiamo fatto circa 100 km e non ho fatto nessun tipo di danno. Dico, stiamo migliorando parecchio. Dico, no, notiamole queste cose, raga, notiamole. Raga, mi sa che stiamo entrando in Svizzera. Ho visto un cartello con la bandiera svizzera, quindi mi sa che siamo appena entrati in Svizzera. Allora, Milano, Torino, Zurigo, Strungard. Dobbiamo andare a Zurigo noi, non dobbiamo andare a Milano, dobbiamo andare a Zurigo. Ok. Sapete cosa si potrebbe organizzare una volta, quando poi arriveremo al nord più lontano? Oh, zio! Saluti, saluti, saluti. E al nord più lontano, più alto dell'Europa, potremmo fare una live, in cui partiamo da proprio il punto più in alto in Europa e facciamo tutt'unica tirata, senza prendere nessun incarico. Compriamo un camion a come capita e ce la facciamo nuovamente tutta a scendere, seguendo solamente le indicazioni dal nord Europa di nuovo al sud Europa, tutto in una tirata in live. Sarebbe molto divertente, sarebbe molto, molto, molto. Si potrebbe organizzare. Se non mi esplode il computer, praticamente si potrebbe organizzare una cosa del genere. Però va bene, dai. Vediamo, vediamo, vediamo. Intanto arriviamoci nel nord Europa, poi si vede quello che si può fare. Ragazzuoli, siamo a 50 km dall'arrivo e
Cosa poteva andare storto se non in questo viaggio tranquillo? Un autovelox preso, preciso, preciso. Mi sono preso una multa di 200 euro, preso. E bello che la macchina davanti a me aveva frenato, io cosciamente non ci ho riflettuto e mi sono preso l'autovelox. Dico, se non prendi un autovelox a viaggio, dico, non siamo noi. Dico, oramai è una prassi, signori miei. Ogni viaggio noi ci fanno le fotografie ovunque. Noi siamo più famosi, possono farci il calendario praticamente. Ci possono fare il calendario, abbiamo una foto per ogni tragitto che abbiamo fatto. Ok, signori miei, siamo a 20 km più o meno dall'arrivo. Abbiamo l'uscita per Zurigo adesso a destra, quindi rallentiamo, mettiamo la freccia da bravi automobilisti, autotrasportatori più che automobilisti. Seguiamo la rotonda senza fare danni, che sono riuscito fino a questo momento a non sbattere contro niente. Quindi dico, stiamo portando il formaggio tutto sano a Zurigo. Dico, vorrei evitare di creare danno proprio adesso. Ok, leviamo la freccia. Dove dobbiamo andare? Dritto. Quindi manteniamo la corsia dritto. Di qua viene nessuno? No, c'è semaforo? No, quindi possiamo andare lisci come l'olio. Ok, siamo a 14 km. Non è stato faticoso il viaggio. L'abbiamo fatto di giorno, non si è messa a piovere. L'unica cosa che mi dispiace è che non abbiamo visto un passaggio tra l'Austria e la Svizzera, praticamente semplicemente una bandiera, un cartello con la bandiera con scritto Svizzera. Questo sta frenando, mi sa che c'è stava l'autovelox, perché quello davanti a me ha frenato in maniera brusca, quindi mi sa che c'è stava un autovelox nascosto da qualche parte. Oh, Zurigo esplorata, perfetto ragazzuoli, basta arrivare in prossimità, mettere un piede dentro Zurigo, già l'hai esplorata, cioè non sai minimamente cosa c'è all'interno di Zurigo, però tu basta che metti un piede all'interno di Zurigo, già l'hai esplorata, sai tutto, la storia, i monumenti, i posti migliori da vedere, i posti più importanti, le chiese, le cappelle, tutte cose, va bene, ok, basta, è grazioso per questo videogioco, perché basta un semplice ah, e subito esplorata, sai tutto di quella città, ok. Io vedo già la bandierina rossa nella nostra mappa. Questi che stanno a fa'? Zii, forza! Che dobbiamo fare? Non c'ho tempo da perdere con voi. Mamma, che fila che c'è sta qua. Ah, c'è sta il semaforo. Ok, fermi, fermi, fermi. Invadiamo la corsia. No, è verde! Metti la freccia, è verde, riprenditi. Accelera, accelera, brutta lumacona di un camion. Dai, 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 dai. Oh, era verde. Siamo passati col verde. Siamo passati col verde. Ok, ci siamo, raga. Siamo più vicini di quello che possiate pensare. Di qua. Allora andiamo ancora dritto. Perfetto. E qua c'è nessuno a rompere le scatole. No. Di qua andiamo a sinistra. Però abbiamo preso il semaforo. Va bene. Ci fermiamo proprio così, in mezzo alla carreggiata. Proprio. Dove sta andando? Perché sta andando indietro? Raga, c'ho il camion che va indietro. Oh. Mamma mia, che ciofeca di camion. Ricordatevi, mai comprare un Saab. Saab fanno proprio. Sono terribili. Ok. Aspettiamo il semaforo verde. Dove speriamo di non beccare. È arancione, quindi posso passare. Ok. Dai, 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 dai. Te devi levare. Te devi levare, devo passare io. Te devi levare. Dai, forza, 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 libera l'incrocio. Ma io dico, come la danno la patente a Zurigo? Dico io. Meno male che non l'ho preso, raga. Meno male che non l'ho preso. Potevo sclerare male se lo prendevo a pochi metri dall'arrivo. Oh, che parano, un altro semaforo rosso. Ma è tutto semafori questa città. Era meglio esplorarla semplicemente. Oh, guardate, là davanti c'è una chiesa a punta. Non so che monumento sia quello lì di Zurigo, però è una chiesa a punta. Quindi un monumento importante di Zurigo ve l'ho fatto vedere, raga. Oh, fermati. Dai, 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 arancione. Quindi possiamo schiacciare sull'acceleratore e ripartiamo con calma. Prendiamo la curva in maniera abbastanza soft, così non sbagliamo. E se non sbaglio, l'azienda dovrebbe essere questa di qua. Riusciamo a fare una curva senza fare danno, grazie. Ok, dai la bandierina, grazie, gentilissimo. Premiamo invio, gli diciamo che lo posizioniamo così. Conferma. E lo dobbiamo mettere lì. Ok, è facile, zio, ce la posso fare. Ce la posso fare. Calma, 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 non pigliamoci quei cosi di legno, calma, calma, allargati un altro poco, calma, calma, oramai siamo troppo bravi oramai raga, oramai come parcheggiamo noi non parcheggia nessuno, dai così, dai che è dentro, fermati, sì, scaricalo, bella così ragazzoli, andata. Sta abbassando tutto, perfetto, la merce è pronta per lo scarico. Eccellente, raga. Oramai siamo diventati degli autotrasportatori provetti. Riusciamo ad arrivare al livello 3. Livello 3 era superato. Siamo ancora dei novellini, però.
Che paranoi, siamo ancora dei novellini. La multa non ce l'hanno considerata. Bonus parcheggio, bonus carriera, compenso base. No, la multa non la paga qualcun altro, non la paghiamo noi. Va bene, ragazzoli, detto questo, io vi ringrazio di aver guardato questo video. Ah, abbiamo un punto abilità? Punti disponibili. Merci preziose, voglio mettere le merci preziose. Sì, applica. Dai, mi danno più soldi. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video, prossimo contenuto. Bella raga, ciao!